Speciale Sanremo. Primo appuntamento del giovedì con Speciale Sanremo. Ieri sera una classifica completamente rivoltata. Primo Joliet, secondo Irama, terza Annalisa, che era candidata a, ed è ancora candidata alla vittoria, quarta Loredana Bertè e quinto Mahmood, che comunque mantiene il suo posto. Apriamo con le impressioni del grande maestro Peppe Vessicchio sulle due serate del Festival di Sanremo. Buongiorno a tutti, cara Stefania. Sì, la serata del Festival, la prima serata, ha rivelato le canzoni e diciamo che partirei col dire che ci sono sicuramente delle piacevolissime sorprese. La prima che mi viene in mente adesso è Angelina Mango, perché è esordiente, la sicurezza, la capacità di, la presenza, la capacità di imporsi, certo quella vocale la conoscevamo già, è figlia d'arte anche, insomma tra madre e padre veramente non si sa chi fosse più bravo. Il Angelina veramente mi ha sorpreso, proprio alla grande. Il Loredana Bertè non è una sorpresa, ma lo è stato comunque. Non ha fatto una esibizione impeccabile, ma la canzone si lascia intravedere una grande aderenza tra il personaggio e il suo contenuto, e poi insomma il graffio è sempre quello, la storia su quel palcoscenico pesa e riesce a pesare secondo me anche nel brano prodotto che sentiremo in seguito nelle radio. Mi è piaciuto Gazelle, mi è piaciuto anche il gruppo di La Sed, colorati, stravaganti, ma coerenti nel, diciamo, quello che si vede, quello che si ascolta e quello che dichiarano di pensare ha coerenza con il tutto, anche i cartelli presenti, lo scopo del brano, la loro provenienza, il loro disagio e la capacità di superarlo. Sorprendente anche Big Mama, Alfa, sto parlando dei giovani che in qualche modo, ecco, Big Mama già c'era stata sul palcoscenico, se non sbaglio, nella serata degli ospiti lo scorso anno, ma Alfa è determinatissimo e devo dire che è anche molto originale rispetto a tante altre cose che ho sentito. Per il resto dei commenti aspetterei, ecco, di sedimentare un po' le opinioni. Di sicuro posso dire che mi sembra che il festival sia stato troppo lungo ieri. Forse quando si mettono 30 canzoni perché sono irrinunciabili davvero, secondo me non dovrebbe accadere quello che è accaduto ieri sera, che ci sono state grosse flessioni. Quindi mi auguro che si ritorni presto come una formula, ma anche per avvalorare coloro che veramente hanno portato dei materiali irrinunciabili. Ecco, perché altrimenti finiscono anche loro nel calderone della stanchezza. Grazie infinite al maestro Peppe Vessicchio. C'è Ludovico con noi, ciao Ludovico. Stefania, buongiorno, saluto tutti i nostri fedeli radioascoltatori che in questi giorni stanno seguendo appassionati le dirette da questo festival di Sanremo, il 74esimo, pieno di cose belle e meno belle pure da raccontare. Una giornata che inizia sicuramente con la polemica su John Travolta. Già ieri sera sui social non si parlava d'altro e oggi qui da Sanremo siamo certi che se ne parlerà tanto, tanto e tanto, ma speriamo poi si possa archiviare, perché poi dobbiamo parlare della bellezza, delle cose belle. A noi piace parlare di musica, dello spettacolo che è entrato nel vivo ieri, soprattutto con la nuova idea, i cantanti che presentano i cantanti, un'idea che assolutamente promuoviamo anche per il futuro, che sia di spunto per i prossimi festival, perché ieri è stata ci sono stati tanti momenti simpatici da poter evidenziare. Come hai detto tu, Stefania, una classifica ribaltata,
un po' cambiata, ma ci sta, perché ieri non ha votato la sala stampa, ma abbiamo votato noi delle radio, e soprattutto il televoto, che ha inciso una percentuale importante, perché sappiamo poi che alcuni artisti soprattutto sono amati da chi usa come mezzo di votazione il televoto, e infatti c'è questa classifica che a noi non dispiace, dobbiamo essere onesti, non dispiace, quindi una classifica che apprezziamo, e vediamo stasera con gli altri 15 che cosa accadrà. C'è stata anche, oltre alle polemiche, parliamo delle cose belle, una super Giorgia padrona di casa, perfetta sia nel canto che il suo, non possiamo dire nulla, ma anche come presentatrice ironica, una spalla ideale per Amadeus, quindi promossa pieni voti. E poi la lezione di vita dal maestro Allevi, momento toccante, nel momento forse di punta degli ascolti, davvero una lezione per tutti noi, possiamo solo dire chapeau, come direbbe qualcuno, grazie maestro Allevi, perché ieri ci ha fatto emozionare un po' tutta Italia. C'è stato anche un bel messaggio contro il femminicidio da parte dei seguitissimi ragazzi, il cast di Mare Fuori. Poi abbiamo avuto la Santa Palera che ha festeggiato i 70 anni di Romagna Mia, insomma una serata ricca di cose belle. Purtroppo si parlerà tanto di John Travolta, ma noi andiamo avanti. Stasera invece grandissima attesa per Gianni Morandi, che torna, un invito dell'ultimo momento, lui ha accettato, sarà sul palco, ci sarà anche Eros Ramazzotti per celebrare i 40 anni di Terra Promessa, ci sarà Sabrina Ferilli con Edoardo Leo per sponsorizzare le due fiction di Rai, uno Teresa Mannino come spalla di Amadeus, quindi stasera siamo certi che si riderà ancora di più, e poi Russell Crowe con la sua band. Ieri sera è arrivato a Sanremo, l'abbiamo visto anche sui social che ha salutato il pubblico italiano, siamo certi che non andrà a finire come ieri con John Travolta, sarà un'ospitata completamente diversa. Invece in gara ci saranno Gali, La Sed, Mr. Rain, Diodato, Rose Villain, i Bunker 44, i Santi Francesi, Alessandra Moroso, il 3 Angelina Mango, Fiorella Mannoia, San Giovanni, Maninni, Ricchi e Poveri e Negramà. Sono loro i 15 stasera in gara, presentati ovviamente dagli altri 15, quindi siamo pronti. Bene Ludovico, come giustamente hai detto tu, i momenti clou della serata di ieri sera sono stati Giorgia, che si è mangiata letteralmente il palco, come riferiscono oggi tutti i quotidiani, e il grande momento di emozione di Giovanni Allevi, che torna a suonare in pubblico dopo la lunga malattia che l'ha costretto fuori dalle scene. Ascoltiamo Neck e Renga in conferenza stampa. C'è proprio una ricerca voluta a quegli anni di quei Sanremo in bianco e nero che trasmettevano forza e semplicità allo stesso tempo, insomma, probabilmente però alla fine il bel canto portato anche sul palco del festival, a maggior ragione, affascina, speriamo, anche le nuove generazioni. Noi ci siamo, tra virgolette, limitati a fare bene il nostro, esatto, quello che sappiamo fare, insomma. Io meglio, lui insomma così. però la cosa bella della canzone, questo qua ci teniamo veramente a sottolineare, perché c'era c'è un motivo per il quale siamo qua. Questa è una canzone che nelle nostre intenzioni è stata fatta, scritta e portata su questo palcoscenico proprio per cercare di ridare, qui ho parlato di canzone d'amore, di ridare dignità all'amore, proprio perché da uomini ormai insomma maturi l'urgenza era quella di raccontare l'amore, un amore adulto, un amore maturo, un amore come sempre irrisolto, un amore che può dare problemi, perché questo fa l'amore, un amore che è sempre alla ricerca di un fine e sempre alla ricerca anche di se stesso, proprio perché assistiamo ai noi purtroppo da tempo a rappresentazioni e narrazioni di amori sbagliati, di amori anche nelle canzoni, di amori tossici, di amori autodistruttivi. Quindi noi da uomini e da padri, aggiungo, da genitori, abbiamo sentito quasi l'urgenza di raccontare l'amore, per quello collocarlo negli anni 60 in quei Sanremo in bianco e nero ha ancora più senso, perché quelle erano le canzoni che raccontavano quel tipo d'amore. Ti saluto Stefania, salutiamo i nostri fedeli radioascoltatori e lo ricordiamo sempre, siamo qui perché Sanremo è Sanremo. Ta-da-ran.